sta girando la città, tra la gente ferma al rosso e tra i motori, chi si impegna la metà, chi non salta il fosso e chi vende rumori, passa un aeroplano e se ne va, si porta a spasso un'emozione, qualche assegno in bianco, e sotto la città col cuore grigio e stanco, oh no, l'attore ci mancava per l'Amleto, qualcuno che facesse pulizie, ma ho già parlato con due vecchie zie. Oh no, la laurea sì lo so, ma qui non serve, perché non prova giù al collocamento, già fatto, e allora guardi, non lo so. Autonoma, riuscire anche a vivere con altre persone fuori di casa, quindi il lavoro è importante, è necessario, insomma, almeno per un introito fisso. E ho cercato un po' di lavori, per esempio al collocamento mi sono iscritto e ci torno spesso, ma non ho mai avuto risposta. Altri lavori così l'ho fatti qualcuno, però con ricavi, dai, corri che ci sono io. Sono anche stancato, non so, vendere i libri. Fare queste cose qui, insomma, che figure, te ne sarà mai fuori dell'università o delle scuole, insomma. E so così, però è un problema che mi pongo così ora come ora, perché non è che questi tipi di lavori qui mi soddisferebbero, insomma, in futuro, insomma. In futuro mi piacerebbe fare altre cose. Guarda, guarda, è meraviglioso, il lavoro che mi interessa è inaudito. Ti rendi un attimo, ma ti rendi conto, ma fai vedere, scusa, guarda che espressione, bellissima. Meraviglioso, proprio. Non ti andare via di casa, ma te ne anche fare queste cose qui. Riuscirei a avere molto bello, guarda. C'ho tutti i requisiti per fare l'attore, di conto. Sì, muovo, fa pure l'attore. Ma sono più difficoltà, però più facilità, perché molti... L'attore, vuole fare? Vuole fare il grande attore. Sarei uno dei grossi attori italiani, guarda me. No, tu scherzi, guarda. Ora poi c'è quello che ho smesso di studiare. Perché ridi, scusa, guarda. Meraviglioso, mi sono neanche emozionato. E poi magari qualcuno mi nota e finisce che faccio veramente del cinema, l'attore. Allora sì che potrei andarmene di casa e forse ella viene con me. Adesso è difficile. Sempre a chiedere, non è che ce la faccio più proprio. Se non fosse così potrei continuare a studiare, potrei, come dicono i sociologi, parcheggiare all'università. Invece sempre qui a sperimentare l'affannosa ricerca di un lavoro. E ormai ogni tanto andare al collocamento è diventato quasi un lavoro in sé. Tutte le mattine uno si alza e deve affrontare il nemico. Questa città che subito diventa un mostro, dove non funziona niente, tutto è contro di te. Che macello, il caos. Spero solo di non diventare mai autista. Pensa, tutti i giorni uguali, gli stessi semafori, le stesse strade, le stesse facce, gli stessi ingorghi. No, no, no. Non farei l'autista neanche per $1,000,000. E anche stamattina niente. E poi come sono complicate queste graduatorie? A un certo punto sono andato, ho risposto a un'inserzione che cercavano di manovrare a Grotta Ferrata. Ho lavorato un po' lì per 2 mesi, però mi sono stufato perché in effetti c'era uno sfruttamento e mi sono accorto che non ero libero per niente, mi sembrava essere ritornato in collegio perché dovevi rientrare a una certa ora, a fare questo, a lavorare sempre per una paga di niente.
trovato un altro lavoro su una ditta con dei muratori, ho lavorato pure lì. Però anche lì non mi sentivo ancora molto, molto, era appena appena un po' più di libertà, insomma. Poi ho risposto a un annuncio di una cooperativa che cercava un muratore, per cui insomma sono entrato con questi compagni qui a far parte di loro. Una cooperativa quando nasce è basata anche sul rapporto nostro innanzitutto e poi sul rapporto del lavoro. Invece questa è basata più sul rapporto del lavoro che sul rapporto nostro, cioè quindi non riusciamo a ingranare bene. Piero, au, andò hai? Mazza che faccia la funerale che c'hai. Lascialo stare. Sei andato in bianco come al solito. Aria, lascialo stare. Mamma, ma sto caffè arriva o non arriva? Lasciati stare. Lavoro, lasciati stare, eh? E allora tutta la filosofia scritta sui libri è diventata un grosso pacco di carta igienica. Purtroppo. O magari il tuo ideale di donna se in Argentina a fare centravanti per Olanda. Non trovo lavoro. Lavoro. Signore servito. A me per parlare di lavoro mi alluccia. Mi viene a castrire. Se fossi tuo padre mi starebbe a botte. Senti, ascolta uomo, prendi questi e fanne buon uso. Con la crisi che c'è non si sa mai. E quando parla al signore, non li devi dire. Per quanto riguarda il tuo assoluto problema, ti do una dritta. Chiama l'avvocato Cirillo. Cirillo? Avvocato Cirillo. Ti che ti mando io? C'è una penna? Sì. Prendi appunti. Dopo i pasti, eh? Chiami 6-1 1-2 4-4 8. Scusate, eh? Chissà chi sarà sto Cirillo, forse una delle solite del macabro. Comunque tentare mi costa solo un gettone. E poi devo telefonare anche a mia madre. Caffè. Pronto, va? Senti, se mi cerca qualcuno io vengo a pranzo, eh? Sei andato a collocamento? Sì, ci sono andato. Hai trovato qualcosa? Non ho trovato niente, non si trova. Come al solito non hai chiesto bene. No, non ho trovato lavoro, non trovo lavoro. Ma se vuoi sul serio lavorare, devi darti da fare i primi stati. Ci sono andato, certo. Che stai sempre a perdere no. Invece di far finta di cercare lavoro, perché non torni a casa e ti rimetti a studiare? Tutto, non si trova, vabbè. Sì. Cerca di capirlo. Poi tuo padre va bene. Prende con me, dice che ti vizio. E tanto con te non c'è niente da fare. E ciao, va bene. Vieni a casa, capito? Va bene. Ciao. Pronto, avvocato Cirillo? Momento. Chi sei? Manda il macabro, ho telefonato poco fa. Vabbè,
diventare un vero e proprio delinquentello. 3 mesi fa è andato qui, ho cominciato a piangere, dire mi servo dei soldi, non so come fare, sono 3 mesi che non lo vedo. Cosa posso esserle utile? Un lavoro. Un lavoro? Problema serissimo, ti posso? No, no, aspettare. Va bene, la salute. No. No. Dunque un lavoro, un lavoro, un lavoro, un lavoro, un lavoro. Un lavoro dunque, lei cosa sa fare? Che studi ha fatto? Maturità classica. Solito umanistico, soliti studi umanistici, queste famiglie proprio. Non si sa, non si riesce a capire che cosa gli passi per la testa. Vuole diventare tutti avvocati, letterati, nessuno che si preoccupi neppure lontanamente di fare un studio tecnico, di lavorare come fotocompositore, che so io come nel turbino. Vabbè, comunque, vediamo. Lei 1 milione ce l'ha? Io? 1 milione? Un milione? No. Come si fa? Lei capisce che questi che possono procurarle del lavoro vanno uriani, quindi assolutamente non è questione. Suo padre? No. Suo padre? Figuriamoci. A questo punto glieli posso dare io. Ma lei capisce che 1 milione prestato così si è un immobilizzo, un capitale immobile, mentre in banca può fruttare qualche soldo. Vorrà dire che durante i primi 2 anni del suo lavoro, ogni mese lei mi passerà una tangente e recupereremo i 2 milioni, 3 circa. Va bene? 3 milioni? 3 milioni, gli interessi. Che stupido che sono, io che credevo che per lavorare uno venisse pagato, non il contrario. 3 milioni. Ma quello che mi fa più rabbia è che mia madre ci sarebbe pure stata. Avrebbe detto che era un'occasione d'oro, che in fondo per 3 milioni si faceva un sacrificio e ero sistemato. Sì, sì, proprio sistemato. Chissà quanti sono rimasti senza soldi per accettare trappole come queste. Giro, giro, tondo, gira il mondo e va, gira fino a quando non si fermerà. Sotto i ponti passa il fiume e se ne va. Tu che parli tanto, provalo a fermare. Restano i ricordi della bella età, come i sogni tuoi che muoiono a metà. Io son nato vecchio e muoio da bambino, c'era il pane a tavola, mancava il vino, per compagno il sole e la libertà, quando piove a casa tu mi puoi trovare. Chissà se anch'io ero come loro, si divertono. Sarebbe bello tornare indietro e avere sempre voglia di giocare. E chissà che bisogni che facevo. Adesso mi sembra che mi censurino pure quelli. Giro, giro tondo, gira il mondo e va. Gira fino a quando non si fermerà. Raggiungere l'autonomia appunto significava trovare un lavoro che mi permettesse di affittare un appartamento e vivere in un certo modo senza stare a carico di casa. Quindi ho cominciato a trovare le prime difficoltà, ho provato a fare il rappresentante di una tipografia che fabbricava delle buste di carta e quindi ho cercato di vendere queste per un certo periodo, ma poi ho rinunciato perché non riuscivo a raggiungere lo scopo, cioè lavoravo moltissimo senza essere ripagato adeguatamente. Il praticantato, specialmente per me che studio legge, non è pagato, per cui avrei dovuto studiare e lavorare senza essere pagato, per cui avrei raddoppiato i tempi di
laurea, poi con il passare del tempo ho cambiato le mie esigenze, per cui ho preferito finire di studiare, adesso sto per finire per poi iniziare un lavoro attinente alla materia che studio, e quindi scendendo anche a dei compromessi, tipo appunto rimanere a casa con tutto quello che è conseguenziale nel vivere in una famiglia. Ciao Eva. Ciao. Trovato qualcosa? No. Un amico mio mi ha dato da un avvocato, ma era un imbroglione, figurati. Vuole 2 milioni solo per lavorare. È stata una cosa allucinante. Incredibile. Ma perché non te lo inventi un lavoro? Sai che faccio? Scrivo un romanzo bellissimo. Il successo dell'anno. Narro la mia vicenda umana e politica. Io c'ho un patrimonio da difendere, ma che te credi? I problemi del ventenne con la coppia, capito? Il ventenne con la politica. Il ventenne e la famiglia, il ventenne e i problemi della strada, il ventenne e i problemi del femminismo, ciao, la politica, il crollo dei miti. Ciao. Ma Piero, ma che sta a fare, Piero? Ma perché non lavori per me? E che faccio? Come che fai? Io c'ho una smercia enorme di sta roba. Me la porti a me anche tutti i giorni, io me la pio. Può essere un'idea, no? Beh, vediamo. Ce lo iniziamo. Ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. L'esigenza di trovare lavoro è cominciata verso i 16 anni, quando ho cominciato a avere i primi rapporti difficili con mio padre, cioè il problema principalmente dei soldi e quindi della mia libertà di muovermi, eccetera, no? Però sono rimasta a casa per parecchio tempo, cioè per altri 4 anni, e adesso a 20 anni ho avuto, cioè, l'esigenza più forte, no? Proprio anche per altri motivi miei, di quello che volevo fare nella vita, cioè quando ti si pongono questi primi problemi, no? E ho cercato lavoro mettendo prima un annuncio sul giornale, e attraverso questo annuncio ho ricevuto parecchie telefonate, e tra le quali ce ne stavano alcune che erano molto spiacevoli, drammatiche, per me perlomeno le subivo in questo modo, no? Perché erano sempre richieste così di rapporti sessuali, cioè si cercava più che altro il fatto di venire con me, cioè il mio corpo era a disposizione in quanto io cercavo lavoro, no? Cioè la donna era vista in questo modo. E questo già mi scoraggiava. Comunque, continuando a ricevere telefonate, avevo delle telefonate che mi sembravano, cioè, più sicure, insomma, e quindi mi presentavo a queste persone. Però non, cioè, tutto questo non mi convinceva, perché il fatto di... E perché non partiamo domani? Andiamo un po' al mare, con la macchina? Invece sta sempre qui, andiamo un po' fuori. Ti va? Sì, va bene. Poi vediamo dopo. Fammi sentire adesso, quando c'è sedere, bisogna... Cioè di non poter realizzare in effetti niente, perché mi rendevo conto che avrei fatto la segretaria e basta per tutta la vita, insomma, che non avevo prospettive neanche in quel senso. Io sono laureata in lettere e sono ormai 2 anni che sono disoccupata. Già mi sono resa conto un po' appunto del mercato di lavoro, com'era difficile non solo trovare, ma anche appunto conservarsi, insomma, un lavoro. Poi varie volte ho telefonato, spesso fanno anche le selezioni per telefono, e anche spesso mi sono sentita dire se ero sposata, se ero fidanzata, se il mio fidanzato era geloso, e al che quando io ho risposto ma questo non credo che riguarda certo il lavoro, mi sono sentita quasi appunto così ridere sopra, in quanto già appunto mi sentivo male, in quanto proprio sentivo che la mia condizione di donna era una discriminante per
questo tipo di persone, quindi per avere questo lavoro. In questi 2 anni ho fatto di tutto, lezioni private, babysitter, sempre dei lavori precari. E quest'anno tento l'ultima carta, ho fatto la domanda non nella mia provincia, a Roma, ma a Pordenone. Questa scelta però mi crea naturalmente grossissimi problemi, perché appunto mi devo spostare dalla mia città, devo andare in un'altra città e poi soprattutto non so neanche se riuscirò ad avere un lavoro fisso, il massimo forse che potrò avere sono delle supplenze. Chi l'avrebbe mai detto che un fine letterato come me avrebbe finito col fare lo stracciarolo? Ma a sentire Macabro questa è veramente una grossa occasione. Dice che conosceva un tipo di Latina che trafficava con delle enormi balle di abiti e camicie americane e che se lo trova diventiamo ricchi. Che tipo però, sempre pronto a buttarsi quando sente odore di quattrini. Mi sa che è un po' matto, comunque in fondo è simpatico proprio per questo. Poi ieri ho parlato con Macabro, andiamo a Latina. Tutto a posto, lui c'ha un nome sicuro, ha detto. Ma i soldi che te li dà? Facciamo un lavoretto, non c'è problema. Piuttosto il padrone del negozio la compra la balla? Sì, sì, se te l'ha detto ti puoi fidare. Ma del Macabro possiamo stare tranquilli con lui. Certo, a poi che non ti fidi di me? No, mi fido. E allora? A volte sei un po' distratto, magari. Distratto? Ora facciamo un po' di soldi e poi possiamo partire così insieme quest'estate. No. Perché? Parto con delle mie amiche, se è stato. L'abbiamo già deciso. Da sole? Sì, sono tutte donne. Sì. Che carine, tutte insieme. Sì, è bello. Andate al mare. Fai sempre al mare, non so perché al mare sempre. Che c'entra il mare? Ogni anno fai le stesse cose. A me ci piace il mare. Ti piace? Sì. Ogni anno tutto uguale. E te ogni anno le stesse discussioni, le stesse cose. Dico, ma che vedete là? Che vedete? Ci diciamo, non ti preoccupare, ma è stufato questi discorsi che tre volte le stesse brigate. I soldi? Sempre i soldi. Sappi che i soldi non sono mai mancati. Sai chi mancava? Chi manca? Quello che va lì, zac, sì, e se li piglia. Zac e ti pigli, come? C'ho un lavoretto leggero per le mani. Tu non ti preoccupare. Leggero. Leggero, fidate. Fidate di me. Consumano gettoni e tramezzini, si bivacca dentro i bar, tra chi affoga la nevrosi nei panini, chi fa il filo a una cassiera al bar, chi cerca invece invano un filo conduttore, ma è costretto a fare poi da spettatore. Oh no, ci spiace ma il cantiere qui è al completo, capisco ma già al banco mio nipote, facchino, ma col fisico che c'hai? Eh no, è capitato in un brutto momento, ho già qualcuno in cassa integrazione e poi le tasse forse venderò.
Ammazza che faticata, oh. Un lavoretto leggero. Magaro mi ha proprio fregato. Ma adesso speriamo che vada tutto bene. Così se faccio un po' di soldi posso scrivere in pace. Una volta venne dalla luna con in mano un estintore e diceva: sono un pensatore, vendo la felicità. Con le tasche piene di miseria, lui parlava di stranezze. Con la faccia triste e poco seria, lui parlava di realtà. Che il cielo è più blu per i ladri e i vagabondi, e il naso all'insù quando piove chi ce l'ha. Al mercato sole e pulcinella, nastri falsi e jeans ripieni. L'aria è calda, la giornata è bella, solo l'intenzione è quella di strappare a chi amministra il grosso la sua parte che gli spetta. Con i soldi certo non il posso, della torta la sua fetta. Non si va da un'occhiata, no? Quindi... Ma è tutto buona, roba. È tutto buona, roba, no? Io vengo apposta da Roma, dico. Ma è buona, roba, tutto buono. Sai che faccio una buca, È prima scelta. Ma il cielo è più blu per i ladri e i vagabondi, e il naso all'insù quando piove chi ce l'ha. E rimase così per 20 anni e 2 giorni a sognare chissà mondi nuovi o ritorni. E rimase così e partì senza sposa, con in tasca la gloria e su in testa qualcosa. Vita ti frega tra chi vende i caffè e chi va in chiesa e prega. L'ha scoperto laggiù fra l'erbetta e fra il verde, che chi paga nel gioco e poi sempre chi perde. 2 cravatte, un'altra in più, e tirando ancora un'altra, non so dirlo, dillo tu, e c'è una cravatta in più. Nella balla napo-americana lui sognava il suo primo milione. La giocata è stata vana su una balla di sapone. Ma che tappi con me? Com'è finita la storia degli stracci, poi? Male, perché era una balla, ce lo siamo imbrogliato. Ma mi sa che te è meglio che torni a studiare. Ma questo qui lo dice la madre, dice le stesse cose della madre. A me non mi va di studiare. Devo andare via di casa e andare via da solo, oppure insieme a te. Sarebbe bello se vivessimo insieme, no? Sarebbe bello. Vivessi da solo. È bello però che non siamo soli. Perché ti vengono a mettere queste idee? Ma... oggi facevamo dei discorsi sulla solitudine, non delle donne grandi, scusate, delle ragazze come me. Ho venuto un po' a paura. Qualche volta è bello stare da soli. Certo, la solitudine quella vera è tristissima.
poi stare soli e non avere manco un lavoro. Mancanza di lavoro, solitudine, va bene, non sarà sempre così. Alla fine però il mio grande romanzo sarà pubblicato. Speriamo che a questo editore sia piaciuto, sono proprio emozionato. Avanti. Scusa, ma si accomodi. Senti, adesso urgente. Sì, vabbè, ci sentiamo tra qualche giorno. Magari ci vediamo sabato al mare, va bene? Sì, sì, ci vediamo da Alberto al mare. Vabbè, ciao, ciao. Sì, sì, d'accordo, ciao. Buongiorno. Buongiorno. Lei? Piero Rosselli. Ah, Piero Rosselli, mi pare che abbiamo un suo manoscritto, no? Sì. Un romanzo, qualcosa. Io un coatto. Ah, un coatto, sì, sì. Bello. Molto bello. Siamo lusingati di avere un manoscritto del genere nelle nostre mani. Colpiti soprattutto dalla eleganza della scrittura. Mi dica, ma questa straordinaria capacità di scrivere le viene proprio da un attaccamento, una capacità di trasferire su carta quelle meravigliose idee della sua famiglia, che si legge attraverso il laicismo fondamentale di questo suo testo. Mio padre è impiegato alle poste. Beh, ma suo nonno... No. 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 Mio nonno è impiegato all'INPS, ora è in pensione. Eh? E mia madre poi è casalinga da 10 generazioni, quindi... Capisco, quindi lei non è... No. Certo, questo complica molto le cose. Potremmo inventare comunque una paratera, perché un romanzo... No. Perché no? No, io ho un patrimonio, una storia da difendere, no? Lei? Sì. Noi no. Lei crede che noi siamo qui pronti a pubblicare qualunque cosa? Cioè, arriva un qualsiasi ragazzetto dalla provincia, dalla città, dalle periferie e ci porta i suoi manoscritti, le sue parole sprecate, e noi le pubblichiamo. Noi vogliamo manoscritti che vengano come sbocciati, come fiori selvaggi, appunto, nell'ambito di queste famiglie borghesi, che rompano con questa tradizione, poi che abbiano 11, 12, 5, 3 anni, anche piccoli scritti con margheritine, questo possiamo pubblicare. Ma lei viene qua e mi dice che non è un Rosselli. Improvvisamente, dopo che io ho sofferto su questo manoscritto, ho goduto a leggere queste cose, e mi dice che non è un Rosselli. È terribile, ma non possiamo pubblicarlo. Per un cognome non mi pubblicano, ma che gente. Che tristezza, qui mi tocca tornare a studiare, ma che cosa. Ora vado da Eva, poi ho bisogno di parlare con lei. Thank you.
Quante cose che fa, lavora, studia, balla, tutto con impegno. Ma dove trova tutte queste energie, dove trova il tempo? Però è anche dolce e tenere, magari adesso gli dispiace avermi cacciato via. È straordinaria, anche se a volte è un po' dura, comunque è giusto così. Che me ne frega in fondo di una noiosa, sempre pronta all'ammirazione o al rimprovero come una mamma. Certo, se non ci fosse lei sarebbe proprio un casino. Piero, io esco e torno presto, ma tu non fa tardi che domattina ti devi alzare. Ha telefonato il commendatore, ti ha fatto avere un'iscrizione alla scuola autisti. E non è ancora un'assunzione, ma è meglio di niente. Non voglio che mi fai fare brutta figura. Ciao! E comunque volendo puoi andare anche 110, 120. Senti, ma adesso si fatica di meno però con... Allora, scatola tu stesso, che tutto quanto automatico, il carro dei merci. Cioè, senz'altro. Automatico. Ma te va senz'altro, cioè adesso c'è il servo stesso, cioè non è... In pratica si guida meglio della macchina, cioè, è meno duro. Senti, ma duro quanto dura? Senza ore e 20 di meglio, cioè, c'è il giorno che fai 5 ore e mezza, e c'è il giorno che fai 6 ore e 55. Comunque più di 6 ore e 55 non facciamo, cioè il settore non ci arriviamo meglio. C'è sempre un sacco di traffico. C'è un sacco di traffico, purtroppo. È così. Ma non si girocama, eh. Ma è uno che vuole diventare più duro, no? Sì, è quello che deve essere fila, l'altro che fa il prepotente. Ma dunque uno lo risente pure le certe malattie, no? Non so. Per forza, cioè. A casa dai nervi zuppi, le cose, pure c'è artrosi, mal di stomaco, luce. Veramente un po' tutto. Oddio, mi sento male. Mamma mia, mi sento male, fatemi scendere. Oddio, oddio, fatemi scendere. Fatemi scendere, oddio, mi sento male. Fatemi scendere. Oddio, oddio, fatemi scendere. Non so proprio cosa voglio, ma so bene quello che non voglio. Non voglio finire prima del tempo, non voglio sopravvivere, voglio vivere. Non mi va di fare sempre le stesse cose, gli stessi gesti.
No, no, ma adesso vorrei ritrovare un po' della felicità dell'infanzia. Vorrei anche giocare più spesso sorridere, ma... Libertà, m'hai fregato bene. Ecco i resti di me stesso, eccomi qua. E con la scusa della crisi e del consumo, qui ci amministrano le nascite ed il fumo. Libertà, t'ho voluto bene, ed insieme a te volò la bella età. Ma poi ti dissi, amica, sei condizionata. Da quella volta, bella mia, ti sei negata. Libertà, come sei invecchiata. Quando passi non ti riconosco più. Libertà, come sei cambiata. Quasi quasi penso che non eri tu. E allora c'è stato il primo impatto, cioè avevo 11 anni, sono andato a lavorare in un albergo a Fiuggi. All'inizio è stato un impatto bruttissimo perché non ci pensavo proprio, no? Sono stato costretto a dove andare a lavorare. E la cosa che più poi mi ha traumatizzato, no? È proprio il rapporto, per esempio, con i clienti, con la gente che veniva dentro l'albergo, no? Che non ti consideravano. Io ero uno, hai capito? Ero ehi, mi chiamavano ehi, vieni qua, fai questo, fai quello. E non c'avevo nessun rapporto. Ho seguito a fare il cameriere e sono diventato anche bravo. In pratica, se volessi fare un mestiere, farei il cameriere, no? Perché lo so fare, perché sono stato costretto ad impararlo. Però proprio per questi motivi qua, per il fatto che non c'hai nessun rapporto con le persone con cui ci dovresti avere rapporto, no? Cioè solo il rapporto, un rapporto formale, anche se poi tu la conosci la gente, perché devi mostrare sempre una certa faccia sorridente, non ti puoi mostrare incazzato, se tu c'hai problemi, per loro tu non esisti. E in pratica ho smesso, hai capito? Ho rifiutato, non lo faccio più e ho seguitato, adesso vivo questo problema qua del lavoro. Lo vivo in una maniera un po' tremenda, nel senso che sono arrivato al rifiuto del lavoro, per esempio, no? Adesso, dopo questa esperienza qua, non lo cerco più il lavoro, cerco solo lavori di tipo saltuario, lavori che non mi impegnano tutto il giorno, lavori che mi permettono di campare giorno per giorno, no? Anche perché non c'ho più nessuna visione del domani, non ci penso, non credo che di riuscire a trovare una svolta con il lavoro, no? A parte il lavoro, che non trovo lavoro, un lavoro che mi piace, perché per esempio io studio, faccio l'università, mi dovrei laureare, però sono 2 anni che non mi laureo, no? Mi dovrei laureare in sociologia. Avevo iniziato a fare una cosa che mi piaceva, poi mano a mano è venuta meno, anche perché non esiste, per noi non esiste nessuna possibilità di lavorare, no? Per i sociologi, non ci sta uno sbocco, no? E allora, ecco mi era capitata l'occasione di andare fuori Italia, no? E dovrei andare, in pratica, dovrei andare forse a fare il sociologo, però fuori Italia. Potevo partire e non parto, proprio sto fatto qua, che non so, non mi va, insomma, di lasciare anche in Italia quei pochi rapporti, legami che ho, no? Con le cose che ho sempre fatto, che ne so, con l'impegno politico, con la militanza. Per questi motivi qua non parto, però. Ti andiamo un po' fuori, prendo una boccata d'aria, si sta accostando. S'addormenta la città, torna sulla luna, brillano i lampioni, sulla strada se ne va, gli occhi rossi e tanto fumo nei polmoni,
e tra un cappuccino preso al bar e un'altra sigaretta accesa, forse un po' per noia o forse per scordare qualche altra voglia.